Ecco, lo sport mi verrebbe da dire ha davvero le gambe mozzate. Non solo le gambe, ma anche le mani. Purtroppo lo sport è chiuso. Il decreto parla chiaro, chiaro. Va interpretato, però su alcune cose siamo molto chiari, cioè le palestre, quindi le strutture che fanno attività sportiva indoor devono stare chiuse e quindi per questo lo possiamo ricollegare alla danza, possiamo ricollegare al tiro con l'arco, a tutte quelle attività che ad oggi vengono fatte in coperto. Il nuovo DPCM ferma tutta l'attività sportiva indoor. A parlare Lorenzo Bernardini, presidente del Comitato Aretino del Centro Sportivo Italiano. Ma quanto fa male questo al mondo dello sport? Fa male perché fino all'altro giorno si parlava di 3 società su 10 che erano chiuse. Adesso quante saranno è un punto di domanda. Ma non è soltanto la società sportiva che, non viene, che quindi viene a mancare e quindi non ha un futuro, ma soprattutto alle famiglie. Pensiamo ai bambini che fanno attività sportiva, pensiamo a chi di sport ci vive, ma chi su sport fa anche salute. Perché il decreto ha dato la possibilità a far sì che l'attività sportiva possa essere fatta solo dove c'è il precetto sanitario obbligatorio. Però ecco il Pilates, la posturale, queste situazioni qua dove tante persone pensano all'attività fisica adattata si trovano adesso a subire un'interruzione. Poi il rispetto, diciamo, delle norme anti-Covid, noi lo abbiamo visto, testimoniato, documentato, insomma, nelle varie associazioni sportive e ovviamente nei luoghi dove lo sport si poteva fare fino, diciamo, fino a ieri. Quindi, perché secondo voi questa decisione? Io penso che sia un po' una presa in giro del settore, perché siano state fatte linee guida attente dal centro, quindi del CTS, ma anche degli enti di promozione sportiva del territorio e quindi competenze in merito. Sono stati applicati, hanno subito controlli, pensiamo alle palestre la settimana scorsa, hanno avuto in tutta la provincia di Arezzo almeno 15-20 controlli, tutte le realtà sportive. Quindi su queste le linee erano state attivate ed erano state seguite nel miglior modo possibile. E ad oggi come mai questa interruzione? Quanti sono i casi positivi che rivengono dal mondo dello sport? È una vera beffa per tutto il settore, ci dice. Chiederemo al neo assessore allo sport del comune di Arezzo, Federico Scapecchi, di destinare somme di bilancio ad una sorta di super bonus per lo sport. Parlare sempre solo di Arezzo è comodo, però ci sono 243 società sportive sul territorio che non è calcio, è ballo, è ginnastica, è N cose, arti marziali, e vanno tutelate, vanno controllate perché molte realtà sono dei sottoboschi di irregolarità pazzesche, però altre che magari fanno le cose a norma devono essere aiutate, insomma. La nostra idea era quella, prima di questo decreto, ma sicuramente più che mai, creare un super bonus nello sport, perché si è fatto il super bonus per le vacanze, il super bonus per mille cose, ma non per chi vive di sport. Quindi pensa che ha 3-4 figli, o 2 bambini, o un bambino che fa attività sportiva, alcune realtà devono rilasciare il voucher, altre magari i voucher non le lasciano perché pensano di pagarci l'istruttore. Ecco, magari il comune, visto che l'anno scorso non ha fatto il bando politiche sport e giovani, c'è quei 180.000 euro che sono a disposizione, investiamoli nello sport.